Ti preghiamo, Giuseppe, custode del silenzio, uomo giusto e fedele, capace di fidarti. Aiutaci a sentire Gesù vicino a noi, come tu lo sentisti nel grembo della madre. Il sì del tuo amore, obbediente a Dio Padre, sia pure il nostro sì di pace e di perdono. Lo sguardo della fede ti vela a noi vicino, compagno nel lavoro, fratello universale. Fa che noi siamo padri, seguendo il tuo esempio, figli come fu Cristo, di Dio e di Maria. A Dio Padre sia gloria, al Figlio Gesù Cristo, allo Spirito Santo, nei secoli per sempre. E così, appena entrati in questa nostra chiesa dedicata a San Giuseppe, possiamo notare alla destra, entrando, questa lunetta realizzata appunto da Carnevale, che ci presenta Giuseppe, sposo di Maria, Giuseppe, uomo giusto. Così leggiamo nel Vangelo di Matteo: così fu generato Gesù Cristo, sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe. Prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Meditiamo. A Giuseppe è attribuita la qualità del giusto, che secondo la scrittura è così come appare soprattutto nei salmi e nei profeti, è l'uomo della fede in Dio. Giusto è quell'uomo che vede in Dio il protagonista della sua vita e lo riconosce anche nella sventura come Giobbe. Il giusto non attribuisce a se stesso il bene che pure si sforza di compiere, né pretende di giudicare il comportamento di Dio. Giusto è proprio l'uomo che non giudica nessuno, né Dio né gli uomini. Così Giuseppe agisce verso Dio e verso Maria. Egli si comporta come il popolo ebraico alle falde del Monte Sinai, quando il Signore si manifestava con tuoni e fulmini mentre parlava con Mosè. Gli ebrei nel loro accampamento si prostravano con la faccia a terra ed erano ben contenti che ci fosse qualcuno a parlare con Dio per loro. Non è viltà, ma la consapevolezza dell'abisso che ci separa dall'immensità di Dio. Così Giuseppe non è vile, ma un uomo retto che è consapevole della sua piccolezza. Proprio perché egli riconosce la presenza di Dio nella sua vita, così bruscamente sospesa, proprio perché vede il sigillo di Dio nell'innocenza luminosa di Maria e nel mistero di quella fecondità virginale, proprio per questo Giuseppe vuole tirarsi indietro, come allora gli ebrei. Non ci parli Dio, altrimenti moriremo. Giuseppe, nella sua piccolezza, non sa che il mistero si compie proprio perché Dio scende nell'abisso che lo separa dall'uomo e per parlare agli uomini dall'interno della loro vita la sua stessa parola. Il Verbo eterno si fa uomo nel seno di Maria. E allora vorrebbe ritirarsi dal progetto di Dio senza far rumore e al tempo stesso
dovrebbe sciogliersi dal patto nuziale con Maria, la prescelta del Signore, come se anche lei improvvisamente diventasse per lui una persona irraggiungibile e inaccessibile come Dio stesso. Non si è chiesto che cosa avverrà di lei dopo, né come potrà sopravvivere con quel suo misterioso bambino non ancora visibile, non perché è superficiale e non gli importa di Maria, ma proprio perché sa che lei appartiene a Dio. Giuseppe, ritirandosi, consegna a Maria non alla giustizia degli uomini, che la condannerebbero come adultera, ma alla giustizia di Dio che l'ha scelta. Una sola cosa Giuseppe non sa ancora, che anche lui è consegnato a quello stesso mistero che lo avvolge come le ali dell'angelo che già si affaccia alla sua casa. Chiediamoci: quale atteggiamento assumiamo quando i nostri progetti non si realizzano o ne siamo impediti da un fatto imprevisto? Siamo disposti ad accogliere l'invito della provvidenza e ad affidarci alla sua sapienza? Impegniamoci. Mostriamoci attenti a quello che accade in noi e attorno a noi, con la disponibilità del cuore a vedere il bene ed ad attribuire a Dio e alla sua iniziativa il senso della nostra storia. Preghiamo. Beato chi è integro nella sua vita e cammina nella legge del Signore. Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore, non commette certo ingiustizia e cammina nelle sue vie. Tu hai promulgato i tuoi precetti perché siano osservati interamente. Ti loderò con cuore sincero quando avrò appreso i tuoi giusti giudizi.